Ciao a tutti, io sono Francesca e comincio così questo weekend vlog, anche se oggi comunque è giovedì 28 marzo. E questo è il mio pranzo prima di andare a lavorare: soia edamame e tofu. E Balù ha già mangiato, è qua che sta facendo lo scemo. Vabbè, ci becchiamo dopo. Allora, continuo così questo vlog weekend. Questo è il weekend di Pasqua e infatti mio cugino ci ha regalato questo uovo qua della Pauli. E vabbè, mi è arrivato anche un pacco da Temu, adesso lo apriamo assieme. Allora, l'ho già aperto di lato. Guardiamo che cos'è arrivato, se è arrivato tutto. Sono tutti i giochi, vabbè, a parte il piercing per Baloo, perché sta facendo i denti, cioè gli sta cadendo i denti da latte e quindi gli ho preso dei giochini apposta, ma adesso li apriamo assieme. Ecco, i giochini sono questi. Ne ha parecchi, devo dirla la verità. Con questi ne avrà tipo 15 di giochi, però così evita di morderci le mani e i piedi a noi. Allora, vi faccio vedere velocemente quello che abbiamo acquistato all'Ipercoop. Latte vegetale dell'Alpro alla nocciola, cioè latte di nocciola. Poi Coca-Cola normale, Coca-Cola 00, io lo chiamo così. Poi per fare un video assaggi ho preso questi qui della Nesquik, due diversi tipi. Poi questo qui della Müller, lo yogurt vegetale. I Mikado, questi qui bianchi che non mi ricordo di averli assaggiati. Il pinguì al cocco e questo qui al pistacchio. E poi ho preso questo caffè qua Deca perché ho intenzione di diminuire la caffeina nel mio corpo e quindi il caffè Deca va a sostituire il caffè normale tranne la mattina, la sera e a mezzogiorno. Allora, questa è la pizza, questa qui è quella che si sta mangiando mia figlia, poi il mio compagno non ho ben capito che cos'è che si è preso. Ecco la mia cena. Allora, adesso mi metto a fare i biscotti salati. Sì, abbiamo appena finito di mangiare. Questa industria è buona. Questa cosa. Vabbè, sta venendo schifo, eh.
Pasqua, è leggibile. Solo che adesso che nel frigorifero questo non è molto... Cioè l'odore non è molto buono. Senti, è tutto ambiente. Non so cosa fa il uovo fresco, ok, però una volta aperto, va bene. Mi inventa un modo, ma... O glielo do subito, così ci teniamo il problema. E mi sa che glielo do subito. Ho risolto il problema. Lo metto in frigorifero con questo contenitore qua, che così non fa odore. Qua in pratica dice che... allora, posizioni il biscottone su un piatto da portata e glassalo con la crema oppure decora con fantasia. E così ho fatto. Guarnisci i cuoricini con i cuoricini gialli? No. Ho dato il resto del topping a Balù, quindi se l'è già mangiato. Non il biscotto, ma il resto del topping. E poi c'è scritto, fai divertire il tuo cagnolino con il gioco osso di corda. E questo. Beh, vi posso dire la verità, per 7,90€ il biscotto grande, i biscottini piccoli e il gioco approvato. Poi comunque, lunedì, perché a questo punto sì, lunedì, non domani, però, cioè non oggi, ma domani appunto, lunedì, quindi domani, quando andiamo dai miei, gli do la colombina, questa qui, la do, l'ho presa anche per Ugo, quindi, ottimo, però ultimamente Alpha Planet mi stupisce, anche perché oggi siamo andati a prendere... due pacchi di crocchette per Balù e uno per Ugo e abbiamo speso 108€, quindi è bellissimo. Ma però c'è lo sconto e tutte queste cose, ottimo Arca Plant. E vabbè, adesso mi prendo un caffè d'eca però. Cominciamo ad aprire le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua abbiamo trovato due maialini, due mucche e le uova. Questo qui della Juventus, questa Hot Wheels, il portachiavi dell'Inter e poi cos'è che abbiamo trovato? Ah, di nuovo questo due volte, il portachiavi dell'Inter. Infatti uno non l'ho neanche montato, l'ho lasciato completamente imballato. Poi una gommina, il puzzle, adesso qui sono i biscotti di Balù. E un dinosauro di Star Wars, di Jurassic World, eccolo. Ho trovato anche questo qui nell'uovo della Bauli, ma io ce l'ho già e va bene così. Questi qui sono i biscotti che abbiamo fatto ieri, lì c'è un po' di frutta a fianco. Stiamo andando da mia suocera a pranzo, mi sono messo gli orecchini che ho trovato nell'uovo Bauli. Io sto tenendo Balù, infatti mi sta tirando il braccio. Eccolo qui Balù. Balù? Balù? Allora, questo è il quantitativo di cioccolato che abbiamo tirato fuori dalle uova di Pasqua oggi. Poi domani abbiamo deciso di aprirne una dai miei e forse due addirittura. Adesso vediamo. Visto che è Pasqua, apro questo uovo dimenticato da tutti. Questi sono dolci preziosi, marca che io ce l'hanno regalato, perché a me la dolci preziosi non mi piace. A me non si dice, lo so, come non mi piace neanche la Balocco, però vabbè, si deve fare. Adesso scusate, ma vi sposto un po'. È un classico uovo, anche già aperto, vabbè. Abbiamo trovato dentro degli stickers, dei tatuaggi. Non so cosa se ne farà mia figlia di queste cose. Comunque dovrebbero essere tatuaggi. Sì, tatuaggi che regaleremo a qualche bimba. 100 però un attimino il cioccolato com'è.
Non mi piace. Vabbè. Con questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!